fare questa cosa, io questa domanda, ma vicino, è interessante sentire il suo che dice le cose, le cose che capitano a caso, però più posto. No, e poi dopo ci sono solo un passo da caso, peraltro fare intervenire i comunisti, se intervenissi. Poi vengo a sapere sempre per caso, e questo chiede onorevole consiglio, a loro ci ha insegnato, chi ti manda con che cosa. Anche se qua oggi c'è il rischio che ti domanda, ma se loro mi ricordano che apre un po' di conosciuto, però c'è caso che ci sono. Il comune di Casoria, l'amministrazione che ha vinto, no che ha vinto, che ha avuto la fortuna, che l'altra parte, sto parlando di maniera con la risposta del Barano, ma non già dico c'è il Barano, ha avuto la fortuna, la politica di cui lei deve rappresentare, questa qua del centro-sinistra, con anche all'interno c'ha una libertà, come c'è Diodato e altri, di non di vincere il rischio. Che l'altra parte si è autosuicidata e ha fatto impossibile grazie ai persone che conosciamo, no? Cosa dico, Cinecittà, Edson Esco, cioè il compagno di ha fatto in modo di voler perdere, ha fatto impossibile per perdere. Grazie a ciò questa amministrazione, cui il Partito Democratico totalmente bravo, è riuscito a prendere il stesso consiglio del partito dell'ex senatore Casillo, che porta anche nome ogni 5-6 mesi, io mi ricordo sì, poi dopo questa sì, poi oggi ha, quello di Ruperti, quello di Sebranto, l'ultimo anno, solo di Ruperti. In questa coalizione eleggono con il Presidente del Consiglio Comunale un ragazzo che, i cui titoli, le cui capacità, sono tutti gli occhi tutti, è poco. Faceva le cucce, e tutti conoscono la faccia, no, quelli che ha fatto, eccetera. Viene eletto con il Presidente del Consiglio Comunale, faccio le cucce. Io le posso garantire, e qua c'è l'altro direttore generale, il caso di Casoria, insieme facciamo migliaia di coppie, perché a Casoria tutti gli abitanti ci conoscono, siamo entrati totalmente nel tessuto sociale, ma totalmente nel tessuto sociale. Abbiamo anche la fortuna, grazie anche, come potete sonare, anche a tutti i Pagliuca, dietro il loro stimolo ho creato un sito web che si chiama Casoria2.it, che è un po' più utente di 1500 visualizzazioni al giorno, quindi una città di 50.000 Casoria e 30.000 al fino, vorrei 4-5.000 viste al giorno, sono arrivato 2-3 volte, ma la media nostra è 1500 visualizzazioni al giorno. Abbiamo anche un sito web. Io le posso garantire, sfido, anzi chiedo, a Dario San Natale, ai video politici di smentirlo, l'unico organo componente dell'amministrazione comunale di Casoria e dove noi, Pasquale, io, i siti web e anche gli amici che si riconoscono a noi, Martino, Prodi, Napa, Roma, stanno molto a contatto con noi. Giuri Newsia, noi dove abbiamo più difficoltà è con le del Consiglio. Siccome tutti quanti siamo un po' malcentanti, io non credo che sia la volontà di Marcone Tuccio, e Verde non è una chiappa di pettoni, per l'amor di Dio, lui è anche una chiappa di pettoni, ma non appunto da non farci sapere che domani mattina c'è un Consiglio Comunale che riguarda un tema che non è solo locale, è un tema che tutti i giornali, qualunque sito web, si appassionerebbe a raccontare. In stasera, solo grazie al Partito Democratico che mi invita e ringrazio qua, scopre domani mattina alle 9 c'è un Consiglio Comunale che riguarda un tema così importante. No, addirittura i miei politici non lo so. No, io te l'ho mandato. No, non me ne vado niente, perché ancora non faccio. Allora, quando Pasquale parla di costi della politica, e sì, mi fa piacere che lui è contento di 70.000 euro che va a risparmiare con le commissioni. Lui sa bene, perché mi attento, che ci stanno altri capitoli di centinaia di migliaia di euro che non vengono risparmiati. E io, non a caso, continuo a dire sempre che l'ufficio di via Nazario Sauro, vicino alla dove abita il consigliere Peppino Passo, dove ogni anno regaliamo per un locale abusivo, non condonato e non condonato, 80.000 euro. Oltre quello del campanarismo di altre 500 euro a me e tanti altri.
quando altri e sporchi, quando ho detto il tema cose della politica, lascio lì, non ho credeva che il tema mi appassionava molto, erano queste cose qua, tutti questi buchi, per non parlare dei contributi, che mi fa piacere che avete scoperto il campo. Il CAM ha avuto a settembre 20.000 euro solo per portare i carbi un attimo a caso e sono stati capaci, caro Andrea Costolini, che anche tutti in comunicazione visti, se mi sento di loro non potessi farmi, ma europeo, senza la comunicazione di informazioni e poi la stampa, sono stati capaci in tre paesi di Stato Cato, Casore, Ponte Cagnano e Torino. Non c'è stato un giornale di caratura nemmeno locale che abbia parlato del passaggio di questo grandissimo uomo dell'arte e della cultura che è Charles. Allora, queste le cose a me speravo che si parlasse stasera, l'isola pedagogico critica, altri 20.000 euro, e tante cose così di qua, che credevo che fosse fuori dal nostro lavoro. Mi ringrazio di quello che ho imparato, però vorrei anche delle spiegazioni. Tutti ci associamo che il direttore parla più dei relatori. Però è evidente che noi abbiamo detto le poche cose che erano già state fatte, ma non ho detto che sono gli unici posti della politica. No, no, no. Però fai la domanda da lui perché se no... Se è normale che prende il consiglio, è normale che prende il consiglio, non riesce a comunicare, non riesce a comunicare le cose bellissime che fa. Se è normale. È una domanda retorica. Nonostante che costi... Sì, costi 50.000 euro l'anno. Scusa, io penso che il direttore è avevo già prima parlato di questa tra virgolette sinergia che a volte si trampone tra i nostri della politica di bilancio. Io lo dicevo proprio questa settimana e chiedo al consigliere Balsamo, insomma, tra le altre cose ci lega una sincera amicizia, chiedo al consigliere Balsamo, ho ricevuto oggi una lettera dall'assessore alle politiche sociali, alla cultura, eccetera, eccetera, no? E chi ne ha più ne metta, e che praticamente accusa il giornale L'Amichetto di avere pubblicato delle notizie false rispetto ad una domanda al sindaco, se al sindaco era vero che in questo momento, in questa particolare congiuntura economica e finanziaria, con dati che abbiamo prima accennato al testo del centro e con dati complessivi che prima direttamente accennato Giosuè De Rosa, se era opportuno prestarsi, diciamo, l'assessore chiaramente ha scritto questa lettera oggi, che c'è una mia fisica, e noi dandomi 41.000 euro di contributo. 41.000 euro di contributo che chiaramente sono ben lontane dalla cifra di 200.000 euro. Se poi all'interno di un servizio, una domanda che poteva benissimamente essere sentita così come è stato fatto. Le delibere il mio possesso, e quindi non faccio il consigliere normale, credo che chiaramente ce l'avete anche lui, parlano invece di circa 160.000 euro. Allora, le determine il mio possesso ammontano a 159.000 euro. Non è per fare il turno, voglio dire, però molto spesso dicono queste determine che non c'è grande chiarezza su carri oggetti, punti, eccetera, eccetera. C'è invece proprio una fitta nicchia. E quello che ti voglio dire è anche, perché prima dice per la questione vocale era estremamente critico rispetto a questo piano, quello che ti voglio dire, non è chiaro. Perché io ho trovato anche dei termini senza copertura di spesa, posso anche indicare il nome, ma non è questo il problema. Io voglio sapere che il Partito Democratico, già estremamente piccolo rispetto a questa amministrazione, come dispone rispetto al fatto che addirittura si parla del bilancio previsione, cioè queste cifre diciamo che vanno addirittura raddoppiate, e mi sembra che ci sia uno studio da parte dei consigli comunali del Partito Democratico e anche diciamo dell'opposizione per chiaramente pianificare e tagliare queste cose che sono state riproposte in maniera
diciamo insomma addirittura doppia, quindi volevo sapere che cosa ne pensavi, che cosa ne pensava chiaramente il Partito Popolare rispetto a questo problema. In questo momento non è un problema da sottacere, perché se un ente come il comunicatore, se si porta a spendere 200.000 euro per contribuire un progetto, eccetera, eccetera, la cosa diventa piuttosto, diciamo, insomma, grave. Ti do una notizia in maniera tale che ti assicuri anche sulla risposta che è stata data. Nel PEG previsionale 2012 il tondo di contributi si passa da 200 a circa 250.000 euro. E questo è un problema serio, soprattutto se lo leghiamo ai ragionamenti che stiamo facendo in precedenza rispetto ai costi della politica, perché poi secondo il mio modestissimo parere, forse la politica sono quelli che elencava Giovanni Marigliano, ma riguardano anche, tra virgolette, i costi della buona amministrazione, perché oltre a tutto quel pacchetto, insomma, che serve per mantenere gli apparati politici e di partito, esiste poi un costo che non viene utilizzato, secondo me è ancora più importante, che riguarda i costi dell'amministrazione, perché poi avere la capacità di amministrare gli enti locali in considerazione di 4 milioni di euro di trasferimenti lineari che sono stati operati questo mese, riuscendo a mettere in campo politiche diciamo di sviluppo e contenimento delle spese, significa abbattere i costi amministrativi, quindi significa abbattere anche i costi della politica. Noi su questo abbiamo un'idea molto chiara. Il saldo tra i minori trasferimenti nel 2012 e le maggiori entrate che derivano, faccio un esempio per farvi capire, all'IMU, è di 1 milione di euro. Cioè alla fine lo Stato trasferisce 4 milioni di euro, no? Il Comune con proprie risorse attraverso l'IMU e tutte le tariffe di competenza comunale riesce a diminuire questo saldo di 1 milione di euro. Come pensa di formare questo ulteriore 1 milione di euro? Aumentando tutto il livello delle tariffe. E quindi parlo di TOSA, parlo della stessa IMU, applicando aliquote quelle maggiori possibili, sia sulla prima casa sia sugli altri immobili, e soprattutto non riesce ad incidere in quei costi che tra virgolette sono della politica, sono costi amministrativi a cui facevi anche riferimento tu, in maniera tale da abbassare sempre di più questo salto, questa distanza. Noi su questo il Partito Democratico in Commissione Bilancio si è fatto carico di andare con una proposta concreta. Noi diciamo questo saldo deve essere compensato in questa maniera, attraverso una riorganizzazione della macchina comunale. Noi fino a dicembre 2012 abbiamo un comune che si articola su 9 settori, quindi abbiamo 9 dirigenti che costano all'ente circa 600.000 euro. Abbiamo un PEG, quello dell'assessore, che spende in contributi circa 250.000 euro, senza nessun regolamento per l'attribuzione dei contributi, che specifichi e faccia chiarezza sulla modalità con cui si contribuisce. Abbiamo una serie di costi che noi riteniamo morti, come l'ufficio dello staff del sindaco. Noi abbiamo l'ufficio dello staff che costa 100.000 euro all'anno, composto da 3-4 statisti, e a capo di questa struttura c'è il dirigente, un dirigente, e quindi anche un settore a parte, il contratto, che aumenta i costi dello staff di circa 100.000 euro. E poi abbiamo una serie di docinanti, di assunti a contratto e senza contratto, che consulenti, insomma, che rappresentano altri 200-250.000 euro. Fare interventi su queste luci significa ed è questa la proposta che abbiamo fatto, ridurre il tasso e permettere di fare delle politiche di tariffazione meno repressive e soprattutto che vanno a tutela delle persone.
questa è la nostra proposta, noi su questo dobbiamo articolarci e attraverso il recupero di questi costi amministrativi mobili, noi riusciamo a recuperare circa 700-800 mila euro che abbiamo destinato a limitare, a passare sempre di più il mondo della tariffazione. Abbiamo messo l'aliquota sull'IMU al 4, abbiamo limitato l'aliquota sulle altre case al 7,6, quindi l'aliquota più basse, e abbiamo dato l'aliquota degli immobili da locazione. Perché oltre a rappresentare un reddito patrimoniale, origina anche reddito IRPEF, quindi reddito diverso da quello patrimoniale. Lì abbiamo previsto la liquidità massima. Quindi abbiamo cercato di distribuire ai cittadini il peso di questi minori trasferimenti e, come dire, su questo abbiamo cercato di aiutare le famiglie, gli artigiani, i piccoli commercianti che già, diciamo, già hanno il peso delle maggiori imposte statali, devono comunque necessariamente soddisfare il peso delle tariffe locali, e su questo stiamo cercando di cambiare un po' la situazione. Il peso della macro è stato oggetto da parte nostra di un taglio pari al 40%. Quei 250 mila euro diventeranno, se l'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio sarà approvato in Consiglio Comunale, diventerà una disponibilità di 140 mila euro. Quei 140 mila di che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, su sollecitazione dei lavori pubblici, aumentato l'offerta di scuole materne su tutto il territorio. Abbiamo previsto l'apertura di 18 scuole materne su tutte le scuole distribuite sul territorio, che vanno da via Luca d'Aosta, che vanno dalla Cigliasco, che vanno da Tino, dislocati su tutto il territorio, e quindi da settembre partiranno 16 scuole elementari che serviranno ad offrire servizi ai cittadini e così diminuiranno il peso delle istituzioni comunitarie e potremo quindi offrire maggiori servizi sempre alle famiglie e ai cittadini. Quindi, e non solo questo, abbiamo fatto tante altre cose, ne dico solo uno perché ne approfitto, insomma, della presenza di Andrea, che nel corso di quel colloquio che avemmo a Napoli, lui disse: guardate che il comune ha quelle entrate, ma ci stanno parecchie entrate che sono sovracomunali, a cui probabilmente l'ente non è pronto ad attingere, perché c'è quest'altro problema, c'è una carenza di progettazione da parte degli enti, un problema serio. Ai lavori pubblici abbiamo circa 70-80 progetti che stanno riferiti e che devono essere necessariamente adeguati. Rispetto a quei 140, buona parte di quei soldi li abbiamo destinati a creare un ufficio comunale che abbiamo denominato Ufficio Europa, che ha il compito di adeguare tutta la progettazione presente all'interno del comune ed essere pronti ad attingere quei finanziamenti a livello europeo, a livello regionale, a livello nazionale, che rappresentano poi alla fine, alla luce dei dati, alla luce delle ristrettezze, l'unica risorsa alternativa a cui gli enti locali necessariamente devono.